Sei sicura di non voler fare il furca? No! Ah, chiedevo, non ti incazzare! Ma ti pare? Figa, devo segnare le 6:30 al furca, sì. Andiamo a casa stanotte. Cioè, scendi a GoPro davanti e andiamo. Io vado al furca comunque, eh? Sì, ma te ne affanco. Proprio curioso di sentire che quel cacchio sta dicendo Luna. Comunque adesso praticamente stiamo andando verso San Gottardo. Poi una volta giù da San Gottardo è tutta autostrada fino a casa. Adesso mi spiegherà perché sta andando 70. Stai lì. Ma che coda? Ciao, anche se c'è lo scooter. Salve. Oh wow, è arrivato prima il trenino di noi. Beh, però non abbiamo attraversato il paese. Salve! Sei sicura di non voler fare il furca? No! Ah, chiedevo, non ti incazzare! Ma ti pare? Figa, devo segnare le 6:30 al furca, sì. Andiamo a casa stanotte. Salve. Perché si ferma? Ultimo cambio batterie. Quindi sei sicuro di non voler fare furca novena? Guarda che quest'ora qua è molto bello, eh. Ma ti pare? Andiamo a casa a mezzanotte? No, alle 9 al posto che alle 8. No. Ci vuole un'ora in più, eh. Ma fa niente, facciamo un'altra volta. Ma un'altra volta non sei qua al tramonto. Vabbè, fa niente, succede. Guarda, c'è una caprettina. Guarda che un'occasione irrinunciabile. Guarda che si scordano. Sei sicura sicura? No, non voglio. Anche se vado da solo? Cazzo fai? Posso andare da solo? No. Eh? No. Perché? E io come torno a casa? C'è la moto? No. Scusami, scendi di qua, entri in autostrada tutta dritta. No, vieni a casa con me. Ma scusami, veniamoci incontro. Io sono partito tardi perché hai dormito? No, veramente, potevi anche svegliarmi alle 8. Eh? Avresti potuto svegliarmi quando ti sei svegliato te. Vabbè, ma scusami, tanto tornare alle 8 sarà alle 9, cosa cambia? A me cambia. A te cambia? Ma è finito, ci vediamo un'altra volta. Ma non è vero, non ci vediamo un'altra volta. Ma come no? Ma il tramonto? Guarda, sta tramontando il sole, guarda che bello. Ma magari la posso che fare di domenica, lo facciamo di sabato, che così almeno la domenica possiamo dormire. La sabato siamo stanchi. La sabato siamo stanchi e abbiamo sempre mille impegni di cose da fare. Ci organizzeremo un sabato. Comunque alla fine decidi sempre tu, eh. Ma senti, eh. Senti cosa? Io volevo fare un'altra roba, alla fine decidi sempre vinto tu. Senti, il giro era questo, quindi... E il giro doveva essere arrivare Liechtenstein e fare il Klausenpass. Vabbè, facciamo un'altra volta. Allora, io ti sono venuto incontro, tu non puoi venirmi incontro. Ma non ci vengo. Ma ci vado da solo. No. Scusami, tu non ci vieni ma io non ci posso andare. Non abbiamo neanche l'interfono collegato. E qui cazzo c'entra? E appunto, non ce l'abbiamo neanche collegato, puoi anche andare a casa da sola. No. Che palle che sei però, eh. Una volta eri più selvaggia. Sei diventata una borghese di... Una volta, quando mi portavi in giro, era di domenica e lunedì ero a casa. Hai voluto andare a lavorare in ufficio? Adesso sei a casa sabato e domenica. Prima eri a casa lunedì e domenica. Cioè, scendi la GoPro davanti e andiamo.
Io vado al Furg comunque. Sì, ma te ne affanco. Io l'avrei fatto. Guarda, ci vuole pochissimo, eh. No, guarda, l'abbiamo appena fatto in macchina, in moto. Cioè, non è che non siamo mai stati, eh. So, però guarda, Stesso tu da qua fai casa? Nufenen. Amore, no, non ho voglia. Guarda, poi fai casa. Guarda, 2 ore e 49. No, dai, no. No, che dopo ti vuoi fermare a fare le foto e... Ti sto prendendo per il culo. Ecco, sì. Però è venuto bene, eh? Ecco, sì. Se no mi portavi su a Liechtenstein. Se fosse stato più presto, piuttosto che fare il Gottardo, che non è bello, l'avrei fatto veramente. Però è già tardi e quindi non... Sì, piuttosto avrei fatto il giro che avevamo preventivato. Però se fossimo arrivati qua alle 4, l'avrei fatto. Dopo aver perculato l'una, la grandissima, stavo anche incazzando. Andiamo a fare il San Gottardo. Cerchiamo di superare qua Europride, che ci intossicano altrimenti. Madonna, cosa va? A carbone? Dai, supera lì. Adesso superiamo anche la 205. Salve! Sì, 17 gradi, si sentono tutti. Siamo arrivati anche in cima al San Gottardo. Che freddo, fanculo. 2106 metri, più alto dell'Oberalp. Oggi non ci sono i nonni che fanno la gara con le barche radiocomandate. Non ci fermiamo, visto che ci siamo già fermati le ultime due volte, abbiamo un sacco di foto al San Gottardo. Quindi proseguiamo dritto per non arrivare a casa tardi. Ah. Figa, 16 gradi, puttanazza. Bene, siamo... Ok, stiamo scendendo dal San Gottardo, fa freddo molto, infatti non vedo l'ora di essere in Italia con i miei 28-30 gradi e basta, oggi è stata un po' una sofferenza. Porca, che freddo. Ah, da. Sembrava un velox, ma non sono sicura. La gente nuda. Salve. Cazzo è? Ma non voglio passare. Fa... Non ha capito. E parte l'inseguimento di Luna Colombo, attenzione! Ma perché la chiami sempre Luna Colombo nei video? Bisogna renderla famosa, se è solo Luna, quante Luna ci sono al mondo? Luna Colombo ce n'è solo una. Tutto marketing! Mamma, che freddo! Ma io la chiamo Luna Colombo anche a casa quando mi fa incazzare. Luna Colombo! Parlavamo stamattina, quello che si vede là in fondo, nella valle, è l'aeroporto militare ticinese. Ah, qua. Fatto passare quell'inganno. Comunque sono in preciclo, volevo dirvelo, perché sono un po' moscia. Sono un po' moscia, ma perché sono in preciclo. E quando sono in preciclo sono molto antipatica.
Salve! Salve, salve. Più di quando ho il ciclo. Oh, dalla frangia con furore. Oh, wow. Cazzo è, minchia, sta facendo la tappo. Dai, su. Buono o no, deficiente? Dai. Sai acqua. Di sicuro non so di merda. Ma è buona, è acqua. Il pesce, ma figurati. Guarda, dammelo ancora un po'. No. Ma sì, la voglio bere. Mica del cazzo.